Ciao a tutti gli appassionati di orologi. L'attività del canale prosegue come promesso. Oggi vi farò vedere un orologio di un brand sempre più presente nel mio canale, e un brand in forte crescita sia per quanto riguarda la qualità degli orologi prodotti, sia anche per quanto riguarda la quantità dei modelli proposti e lanciati sul mercato. Vediamo insieme com'è questo Zelos Sky Raider. Se apprezzate i miei video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e vi invito anche a lasciare i vostri commenti. Se mi seguite su Instagram avete la possibilità, oltre che di dare un'occhiata ai miei orologi, alle foto che scatto, anche di avere qualche anticipazione sulle prossime recensioni. Il link è giù in descrizione come al solito. Ma torniamo a Zelos. È ormai chiara l'intenzione di questo micro brand di Singapore di alzare l'asticella sia della qualità dei propri orologi sia anche del prezzo a cui vengono venduti. E lo Sky Raider e lo ZX Chronograph, la cui consegna dovrebbe essere ormai imminente, sono proprio un esempio di questa strategia aziendale. Lo Zelos Sky Raider può essere considerato una reinterpretazione di un tema stilistico di orologi, un design ben preciso, quello del Flieger. Un tema che è stato utilizzato ed è utilizzato tuttora da vari produttori, sia di orologi di fascia diciamo accessibile come Steinhardt, Laco e Stova, sia da orologi di fascia ben più alta come ad esempio gli IWC. In questo caso sullo Zelos è evidente il cosiddetto family feeling delle più recenti produzioni, come lo Swordfish, del quale vi invito a vedere la mia recensione se ancora non l'avete fatto, e del già citato ZX Chronograph. E il miscuglio che ne viene fuori tra nuovo e vecchio è un miscuglio, a mio avviso, decisamente riuscito. Questa volta, finalmente, ho deciso di optare per una delle versioni con quadrante in meteorite, ma vediamole insieme più da vicino. Il corredo è ormai un classico per Zelos, controscatola in cartone, che a volte, come anche in questo caso, è terribilmente aderente al cofanetto tanto da renderne difficoltosa l'estrazione, poi c'è la scatola vera e propria in legno, all'interno della quale è riposto l'astuccio in pelle. Oltre all'orologio è fornito anche un secondo cinturino in tela e non manca la consueta card della garanzia in bronzo. Ho trovato strana l'assenza di qualunque tipo di pellicola protettiva sulla cassa, sul vetro e sulla fibbia del cinturino. È vero che all'interno dell'astuccio è scamosciato, quindi è molto morbido, ma sarebbe comunque opportuna un minimo di protezione in più per evitare i graffi durante il trasporto. L'orologio è davvero unico, fin dal primo sguardo. Il colore tipico del titanio, abbinato al grigio del quadrante meteorite, si sposano alla perfezione con il cinturino in pelle marrone. Il quadrante in meteorite rende ogni singolo esemplare differente dagli altri, una particolarità davvero interessante. Inoltre crea giochi di luce e riflessi ipnotici quando varia l'angolazione da cui viene guardato. Sul quadrante grigio spiccano gli indici applicati e contornati da questa cornice blu, una soluzione molto accattivante adottata anche da altri marchi. Mi viene in mente Omega, ad esempio, con i suoi Acquaterra e il nuovo Seamaster 300 metri. Anche il logo applicato è blu, così come le sfere che hanno un livello di finitura impeccabile e, come molte parti dell'orologio, reinterpretano le linee classiche dei Flieger aggiungendo uno stile personale. A ora 6 c'è l'indicatore dei secondi con una piccola sfera con la punta rossa. Indici e sfere sono riempiti di Superluminova BGW9, mentre per la scala dei minuti e il logo sulla corona è stata usata la C3. E la luminosità è davvero molto buona se si considera che non abbiamo a che fare con un diver. La cassa ha linee pulite e tradizionali, se si fa eccezione per le anse e la corona, che sono proprio i dettagli che dimostrano profondi legami con il design angolare degli Zelos più recenti. Il titanio utilizzato per la cassa è di grado 5, che è il miglior compromesso tra leggerezza e resistenza ai graffi. A tal proposito vi invito a guardare il mio video in cui parlo dei diversi tipi di titanio. Il grado di finitura è ottimo, con una satinatura molto fine e regolare. La corona forse sporge un po' troppo, ma è comunque comoda da azionare durante la ricarica manuale. Il fondello a vista consente di ammirare il movimento interamente decorato. L'Unitas 64981 è facilmente riconoscibile, ma è davvero apprezzabile vedere un grado simile di decorazione. Tra l'altro, su uno dei ponti, di fianco al logo di Zelos, è presente l'indicazione 1 of 200. Questo perché Zelos ha fatto decorare in totale 200 movimenti per altrettanti esemplari. Sull'anello esterno del fondello, infatti, è indicato anche il numero individuale dell'orologio. Per ogni singola variante sono stati prodotti solo 50 segnatempo. Fanno storia a sé le due versioni scheletrate.
Il calibro Unitas, nelle versioni 6497 e 6498, entrambi in versione 1 e non 2, è quello più utilizzato per questi orologi a carica manuale. Si tratta di un movimento a carica manuale, nato inizialmente per gli orologi da tasca e con 18.800 alternanza all'ora. Questo lo fa anche ticchettare in modo facilmente riconoscibile. Il cinturino in pelle è un'altra grande sorpresa di questo orologio, realizzato in pelle Horween e spesso ma estremamente morbido al polso, e il suo aspetto invecchiato, che migliorerà, credo, nel tempo, si dice molto a questo stile di orologio. Bella la fibbia d'ardiglione personalizzata in titanio. Al polso lo Zelos Sky Raider è delle dimensioni giuste, 42,5 mm di diametro, 50 mm da ansa ad ansa e 12,5 mm di spessore, un dato tra l'altro inferiore rispetto a quello riportato sul sito ufficiale. Va tenuto conto del fatto che solitamente questo genere di orologi ha misure importanti, ma questo, anche grazie alla leggerezza del titanio, è molto più comodo dei Flieger prodotti da Steinhardt che ho avuto occasione di provare. Quindi, come sarà il mio verdetto sullo Zelos Sky Raider? Beh, non può che essere estremamente positivo. L'orologio è fatto davvero benissimo, con materiali di alta qualità, finiture eccezionali e una reinterpretazione del design di un design classico, a mio parere, davvero riuscitissima. Il quadrante meteorite, anche per un effetto novità per me, visto che non ho mai avuto uno fino ad ora, abbinato alle cornici blu sia degli indici che delle sfere, regala dei riflessi davvero unici tutte le volte che viene guardato con un'angolazione diversa. I difetti? Due direi. La corona è un pochino troppo sporgente, anche se comunque è più comoda sul polso rispetto al design molto più classico e tradizionale a diamante. L'altro difetto è probabilmente il prezzo. Io ho acquistato il mio esemplare aderendo al preordine e l'ho pagato $899. Al momento attuale sul sito il mio modello è venduto a un prezzo di $1099, ma è esaurito. Sono esaurite tutte le altre versioni tranne le due versioni scheletrate, quella con cassa in bronzo e l'altra con cassa in titanio, ma sono vendute a un prezzo di $1799. È chiaro però che la qualità vada pagata e qui tra progettazione, materiali, finiture e assemblaggi di qualità ce n'è davvero tanta. E voi che ne pensate di questo Zelos Sky Raider? Fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito. Grazie per la vostra attenzione, a presto, alla prossima, ciao!